Ciao amici, ben ritrovati alla serie dei video Invito alla scrittura, svolto in collaborazione con Goldpen. Oggi Faber Castell mi hanno inviato una Fountain Pen Loom Metallic Orange M. È una penna che non arriva neanche a 30 euro, quindi mi immagino che sia la solita penna con un po' di resina, un pennino di quelli semplici. Beh, insomma, andiamo a provare. Le aspettative quando compriamo delle penne di questo tipo non sono mai così alte dal punto di vista, soprattutto, come abbiamo detto, della finitura estetica. Ah, però, beh, devo proprio ricredermi. Accidenti, ragazzi, qui Faber-Castell ha fatto veramente un bel lavoro, ha fatto sul serio. Una penna elegantissima. Bella la scelta dei colori, una penna che esiste sia come roller, è la versione metal della Loom, la Faber-Castell Loom. Stavo osservando, e lo vedrete meglio, lo apprezzerete meglio nelle foto, la qualità dell'incisione sul cappuccio. Veramente bello, bellissima la satinatura. Ma guardavo anche questa veretta che le dà veramente quel qualcosa in più, così come il logo stampato e inciso qui sul cappuccio, la parte terminale così strana, come se fosse stata pressata, schiacciata da una pressa di quelle che fa tondelli, e comunque anche qui troviamo. Scusate che non va a fuoco, anche qui troviamo una parte che fa una piccola segmentazione della parte finale. Veramente bella, bella la clip, pulita, bello l'innesto, comoda, acciderbola. E il pennino? Ah, che bella anche la sezione tutta segmentata. Ed è bello anche il pennino. E allora lo riconfermo, signori, complimenti alla Faber-Castell per questo lavoro. Però vabbè, ok, bella tutta, abbiamo detto, anzi fatemi vedere anche il cappuccio, ha un suo piccolo controcappuccio per evitare che l'inchiostro si secchi. Sì, ok, tutto bello, ma a noi interessa che funzioni bene. Però ancora un attimo la parte descrittiva della penna, perché il pennino è comunque infilato nella sezione attraverso questa guarnizione nera che la segmenta, e comunque molto valida, molto bella anche dal punto di vista estetico, la soluzione di avere questi anellini. Ah, è sempre in alluminio anche il corpo, e lo capiamo dalla filettatura, una filettatura che scorre benissimo. Peccato però che la cartuccia sia vuota. Per forza è vuota, perché Faber-Castell ci vuol far vedere che nella penna possiamo alloggiare cartuccia e cartuccia di riserva, che è una cosa secondo me molto intelligente, perché sapete che la cartuccia spesso purtroppo finisce quando stiamo scrivendo. Allora la comodità di averne appresso un'altra, sempre a patto, cari amici, che non facciate come mia moglie, che quando esaurisce la cartuccia si dimentica di metterne un'altra, e allora quando esaurisce anche quella di scorta, ahimè, rimane a secco. Quindi mi raccomando, quando la sostituite, andate poi a rimpiazzarla. Veramente bella, o comunque a me piace molto. Adesso sì che l'andiamo a provare. Non prima di avervi detto, il metallo c'è, si sente, è un bel alluminio, una bella satinatura, ma si sente che non è una penna in plastica. Lo dico sottovoce perché non devono sentirmi i produttori. Francamente, riesco a con fatica a immaginare che è una penna che ha il prezzo che ha, veramente, veramente molto bella. Due colori principali per queste penne. Io ho scelto la versione orange perché mi piace molto, e beh, non resta che provarla con l'ultimo arrivato di Faber-Castell, l'inchiostro Cognac Brown, ok? Vale la pena provarla così. Vi prendete un converter, perché non funziona evidentemente solo a cartucce. Un appunto però lo facciamo: molto bella, rifinita molto bene. Il cappuccio a pressione, ok. Non sognatevi di toglierlo con due dita, perché è veramente ha un innesto arpionante. È la parte che forse un pochettino più di facilità nel toglierlo non guasterebbe.
fantastica, veramente molto bella. Faber-Castell, Lume Metal. Questo è un pennino M. Un pennino medio che sembra effettivamente fare il suo lavoro di pennino medio. Non è un medio abbondante, è un medio che recita la sua parte. Il flusso, come vedete, tra l'altro è nuova nuova. Nuova nuova, quindi si comporta molto bene. Proviamo anche in velocità come se la cava, anche per gli appunti bene. Poi stavo notando, ora stringo e lo vedete anche voi, stavo notando che c'è comunque anche un desiderio di mostrare un po' di shading, nonostante si tratti di un pennino medio, insomma, non è il più incline a mettere in evidenza queste caratteristiche, ma significa che è buono e diciamo che c'è anche questo che fa la sua parte, veramente un bel inchiostro. Cosa si può dire di questa penna stilografica? È una penna stilografica che ha un suo peso, quindi se cercate per esempio la penna super leggera per scrivere ore e ore, potete cercare qualcos'altro. Qui abbiamo una penna che è una penna di sostanza, una penna che quando si impugna è molto bilanciata, però il peso c'è. A me, per esempio, piace perché mi piace una penna piuttosto un po' più pesante, ma bilanciata, piuttosto che una penna leggera che a volte bisogna controllare, per preservarla da troppa energia quando la imprimiamo per la scrittura. Quindi preferisco penne come queste, però è anche vero, devo riconoscerlo, che può stancare di più perché comunque il peso c'è, un peso che tra l'altro per via di questa bellissima sezione con questa filettatura anche abbondante, e vedete che il taglio è abbastanza alto sulla penna perché la penna comunque non è corta, fa sentire il peso qui. Quindi sì, ecco, non sessioni così confortevoli come altre stilografiche possono offrirvi. Il rovescio della medaglia è che è una penna solida, di sostanza, bella, piacevole da sentire in mano, casca a tutte le altezze, molto bilanciata perché anche impugnata qua possiamo scrivere come vogliamo perché è molto bilanciata, mi piace molto e poi il tutto entro 30 euro. Beh, assolutamente da provare. Ciao a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video di Invito alla scrittura.